Dirigo il Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino, che è una delle più antiche istituzioni italiane, diciamo, dal punto di vista della raccolta e dello studio delle tradizioni popolari. La tradizione antropologica palermitana ha una lunga storia che parte dalla metà dell'Ottocento con Giuseppe Pitre, continua poi con tanti altri maestri, Giuseppe Cocchiara, il mio maestro Antonino Buttitta e tanti altri, e il Museo delle Marionette si diciamo, inserisce in questa lunga storia antropologica a partire dagli anni 60 del Novecento, quando Antonio Pasqualino, Jan Wiebeck e Antonino Buttitta, insieme ad altri intellettuali come Guttuso eccetera, hanno costituito un'associazione che si chiama Associazione per la Conservazione delle Tradizioni Popolari, associazione che ho l'onore e l'onere di presiedere da 2 anni, e che ha inteso sempre lo studio delle tradizioni popolari in maniera olistica, quindi non cercando di racchiudere e focalizzare l'attenzione solo su un singolo fatto, ma la cultura, come voi ben sapete, in ambito complessivo e generale, per poter meglio capire i fenomeni. Ed è all'interno di questo ragionamento che l'associazione, a partire dal 65, ha iniziato tutta una serie di ricerche sul campo, di registrazioni, tra i quali non so, che riguardavano sia l'opera dei pupi siciliano, ma anche tantissime altre forme e manifestazioni della cultura tradizionale, tra i quali anche i giochi. Questa associazione ha poi diciamo, realizzato un archivio dei video eccetera eccetera, e nel 75 ha istituito il Museo Internazionale delle Marionette. Ma io adesso con la storia mi fermo e vado direttamente all'oggetto del mio intervento, anche perché non ho moltissimo tempo. Il titolo del mio intervento è, come vedete, parte dall'incipit di questo gioco agonistico tra ragazzi e adolescenti, che in siciliano è 4 e 48, sarebbe una sorta di conta, cioè 4 più 4 fanno 8, quindi 4 e 4, 8. E deriva da, come poi vedremo, dal numero dei partecipanti al gioco e dalla somma che questo gioco poi realizza con i corpi dei ragazzi. Ora ne parleremo meglio. Infatti il sottotitolo è Agone, corpo e intelletto nei giochi fanciulleschi siciliani, perché io ritengo che i giochi vadano analizzati non solo nella loro espressione visiva o delle regole che sottostanno, ma anche complessivamente dal punto di vista logico-psicologico. Il primo lavoro sui giochi realizzato in Sicilia, anzi in Italia, è quello di Giuseppe Pitre, che nel 1883 pubblica questo bellissimo volume sui giochi fanciulleschi siciliani, dove raccoglie più di 233 giochi. Sì, certo, della Forni Editore. Sì, lo trova anche in rete, guardi. No, si figuri. Se lei va su Google è già digitalizzato dall'Università del Michigan, se non ricordo male. In questo volume Giuseppe Pitre raccoglie 233 giochi, giochi che provengono da tutta la Sicilia. Come voi sapete, Giuseppe Pitre è stato un antesignano della ricerca antropologica in Italia, uno dei primi che ha realizzato quella che si chiama appunto la ricerca sul campo. Perché Giuseppe Pitre era un medico nato nei quartieri popolari di Palermo, di origine
diciamo, popolare, quindi conosceva bene le persone, i luoghi, i contesti, ed era un medico che non era, come dire, per quel periodo era un medico un po' fuori rotta, perché era lui che si recava a casa degli ammalati e non gli ammalati che andavano a casa sua. Questo gli permetteva, gli ha permesso di effettuare delle vere e proprie ricerche sul campo in un periodo in cui ancora la ricerca sul campo in ambito antropologico non era neanche contemplata, perché ricorderete tutti che diciamo, la ricerca sul campo in antropologia arriva con Franz Boas e Malinowski e siamo già nel Novecento, e quindi raccoglie una serie di giochi a Palermo e provincia, ma anche in tantissimi altri luoghi della Sicilia, perché Giuseppe Pitre ha, come vedete nel frontespizio, qui sulla destra, questo volume fa parte di un'opera importantissima e molto complessa, che è la Biblioteca delle Tradizioni Popolari, di cui questo è il 13° volume. Quindi Pitre ha pubblicato ben 25 volumi della biblioteca, e per fare questo lavoro ha raccolto aveva organizzato uno stuolo di ricercatori nei diversi luoghi e paesi, che erano gli studiosi locali, i segretari comunali, gli avvocati, cioè le persone che erano comunque in qualche modo i cultori locali delle tradizioni popolari, gente anche di spessore culturale, intellettuale, non solo diciamo piccoli scribacchini, che fornivano a Pitre, che hanno fornito a Pitre una miriade di informazioni e di notizie sui diversi aspetti della cultura tradizionale. Quindi questo volume è veramente, anche per la tipologia dei giochi e anche per le variabili e per le varianti che sono presenti in questo libro, dà una panoramica diciamo complessiva. Questo volume è, stranamente, perché è una delle poche opere di Pitre che contiene delle immagini fotografiche. Questo per dire è quello che è il gioco di cui noi parleremo, 448, che a Palermo si chiamava Scarica Canale. Vedete, queste sono delle fotografie realizzate a Palermo nello studio Bugliarelli, che era un fotografo palermitano, e Pitre fa realizzare in questo studio tutta una serie, si porta questi ragazzi nello studio e ricostruisce in vitro i giochi proprio per essere fotografati. Vedete, ecco, questa è una di queste foto, questo è un altro gioco che si chiama Tila Tila, questa annicchia è Opaluso, che è quello dove si salta, diciamo, Vola Culo Morto, questo è un altro gioco dove c'è la commissione tra i bambini, diciamo l'organizzazione di tutti i bambini insieme, e questo è a Rumè, cioè sarebbe una sorta di gioco del fazzoletto, e questo invece è il gioco alle paladine, cioè ai paladini, cioè loro, i bambini giocavano a modi scontro, imitando il teatro dei pupi e delle marionette, che poi voi vedrete magari più tardi lì nella zona dove è allestito il reparto dei musei, dove c'è lo stand del Museo delle Marionette. Allora, partendo da questa diciamo analisi storica, scusate che chiudo, così andiamo poi. Io ho realizzato nel 94 una ricerca. All'inizio devo 448 a partire dagli anni 90, 89-90, 89 era forse il mio primo anno di università, io ho iniziato a collaborare con la cattedra di antropologia, e in quel periodo stavamo iniziando insieme a un altro grande maestro della linguistica italiana che si chiama Giovanni Ruffino, che è un accademico della Crusca, una grande opera di ricognizione dei giochi popolari siciliani attraverso la costituzione di un atlante, dell'atlante linguistico siciliano. E quindi, diciamo, questo grande lavoro che Pitre aveva fatto nell'Ottocento è stato in qualche modo ripreso e rivisitato in questo
una questa enciclopedica raccolta che partendo diciamo, dagli anni 90 ha iniziato questa ricerca sul campo con i nuovi mezzi ovviamente tecnologici, quindi le videoriprese, che allora, ne parlavamo poco fa qui con l'amico tecnico, erano mezzi alquanto diciamo complessi da utilizzare, non certo come oggi con il telefonino. E quindi queste riprese che adesso vedrete sono state realizzate da me nel 94 all'interno di questa campagna di ricerca sui giochi popolari siciliani. In particolare questi due giochi, che sono appunto 4 e 4-8 e l'altro che si chiama 1 e Mantelluno, sono giochi che hanno sono incentrati sull'utilizzo del corpo e del corpo dei ragazzi, soprattutto adolescenti, quindi un momento particolare della crescita della persona. Quindi c'è anche un utilizzo del corpo, delle mani, di tutto, che permette anche di diciamo, conoscere meglio e conoscersi meglio e di fare gruppo insieme proprio toccandosi. Voi sapete che in Sicilia io anzi, vedete, tengo le mani strette, appoggiate qua per evitare di gesticolare, perché noi di solito quando parliamo siamo molto, abbiamo bisogno di ampi spazi, diciamo, per evitare di dare delle boffe agli altri. Quindi il gesto è uno degli elementi fondanti anche della cultura siciliana. E allora questi giochi, questi due giochi che adesso vedrete, sono focalizzati su questo aspetto. E adesso io lancio il video, così lo vediamo un attimo e poi approfondiamo meglio il discorso. Che botta c'è senza pinni, scarica e batine! La filastrocca recita 4 e 4-8, scarica lo botto, acedo senza pinne, scarica e batine. Ovviamente all'inizio c'è la conta per scegliere i compagni. Tempo perché ora mi scarino no io la mamma la trova vedete già a uso no va la mamma a lei Allora, come avete visto, questo intanto è un gioco a squadre, cioè ci sono due squadre che vengono, che si diciamo, concretizzano, realizzano al momento, quindi c'è quello che in siciliano si chiama spariare, cioè vuol dire fare una conta per decidere, stabilire chi deve scegliere il compagno, ed era la prima conta che avete visto. Poi, dopo che si sono, e quindi già in questa fase, in questo momento,
si crea la situazione di alleanza, di vicinanza, anche di chi vince chi la conta, la possibilità di scegliere anche il più robusto, no? Quindi c'è una strategia, oltre che amicale, anche di diciamo, di costituzione fisica dell'alleato. E si creano due gruppi separati e divisi. Poi c'è una seconda conta, come avete visto, e la seconda conta stabilisce chi coappuzza. Appuzzare vuol dire chi va sotto, chi è quello che deve poi, diciamo, no? E in questa seconda fase inizia, secondo me, nella disposizione dei ragazzi che fanno da ponte, diciamo, no? Da cavallina, chiamiamola. E già vedete, c'è una disposizione molto interessante, che è una disposizione dove c'è una stretta connessione tra questi ragazzi, perché un ragazzo mette la testa sotto le gambe dell'altro, a modo di creare un unico elemento, cioè questo gruppo di ragazzi si unifica attraverso il contatto fisico, ed è un unico struttura, perché più stretti stanno i ragazzi tra di loro, più difficile è vincerli, abbatterli, quindi cercano di unirsi stringendosi tra loro, tra le gambe, quindi è tutto un meccanismo, diciamo, strutturato in questo modo. E questo è il primo elemento di cui parlavo, che segnala il discorso che facevo all'inizio, cioè il discorso del corpo come elemento fondamentale di questi giochi degli adolescenti, un momento in cui, ripeto, i ragazzi stanno iniziando a conoscere il proprio corpo, a stabilire anche rapporti diciamo diretti e sconosciuti col corpo. Ecco, e questo è un primo elemento. Poi invece l'altra squadra che salta sui ragazzi che fanno da cavallina, ovviamente tende a fare che cosa? Tende a rovinare sul ragazzo più debole, su quello che è meno. Allora si crea anche lì una collisione, un'alleanza tra i diversi ragazzi, in modo tale da poter immediatamente individuare l'anello debole di quel gruppo. Quindi si crea già a questo livello di gioco un ragionamento anche di tipo psicologico, che ritorna e che resta e che permane al di là del gioco. Quindi non è solo un discorso che riguarda il gioco di per sé, è un discorso che riguarda la vita di questi ragazzi, anche quello che viene dopo. Quindi il gioco serve per anche analizzare e sviluppare le alleanze, serve per analizzare e sviluppare e capire i caratteri di ognuno di questo gruppo, perché questi sono ragazzi che stanno insieme, che sono ogni giorno insieme, quindi si conoscono bene e che poi continueranno in parte la loro vita insieme, e vi assicuro che anche dopo il gioco quello che succedeva durante questi momenti inevitabilmente, diciamo, si ripercuote nella vita quotidiana di ognuno, nel senso positivo o negativo del termine. Oltre a questo gioco c'è un altro gioco, che il cui incipit è, lo vedete qui, Uno è Manta all'Uno, che invece è un gioco che non prevede, è un gioco, diciamo, individuale però sempre a gruppo, cioè un gioco di gruppo però individuale, è come la maratona, e ognuno gioca per sé, anche se alla fine tutti cercano di mantenere un ordine stabilito. Adesso ve lo faccio vedere, e questo si chiama Uno a Manta all'Uno, e qui è molto interessante, perché adesso vedrete. E oltre all'abilità fisica nel saltare, a differenza del primo gioco, qui serve una certa abilità nel saltare, perché si costruiscono anche delle figure che sono collegate alla filastrocca che viene detta prima, al canto, al grido che viene detto prima di effettuare il salto. Quindi è un gioco composto da 13 figure. Ora li sentirete.
e il nome del gioco ovviamente viene fuori dall'incipit del primo salto. Ecco, il primo salto è abbastanza semplice, diciamo, di riscaldamento, quindi è proprio un salto alla cavallina. Il ragazzo stesso sotto fa la cavallina. Ecco, vedete, è rovinato a terra, quindi adesso va sotto lui. Ecco, vedete qui che il gioco si complica, no? C'è 4 calcio in culo e passa avanti. Quindi saltano e con il tallone danno un calcio al compagno che sta sotto. Vedete? Ecco, vedete? Ecco, avete sentito questo ragazzo invece? Questo è saltato alla cavallina normale. Siccome è piccolino, gli ha fatto 4 calcio in culo e passa avanti, regalo. Cioè, non gli ha dato il calcio, quindi ha evitato. Ecco, ora iniziano le figure, vedete, 5 raccogli il grano, quindi saltano, si fermano, si abbassano e contano fino a 5 e simulano la raccolta del grano. Ecco, questo ragazzo non ha effettuato la figura, non si è abbassato, quindi adesso va sotto lui. Però vedete, non è stato il ragazzo che era sotto a dirgli, sono stati tutti gli altri, quindi in modo tale da mantenere una coesione del gruppo in maniera stabile, stretta, cioè le regole non lo fa rispettare quello che è sotto, ma fanno rispettare tutti gli altri, quindi c'è una, diciamo, è un gioco singolo dove però il gruppo è importante, è fondamentale per il rispetto della regola, quindi... Ecco, questa figura invece sono i piedi in croce, vedete? Quindi bisogna saltare e incrociare i piedi quando si è a terra. Questo rovina a terra drammaticamente. Vedete come adesso il gioco si complica. Questo lui rovina a terra, quindi adesso va sotto. 7 le belle statuette. Cioè bisogna saltare dopo che salta la cavallina, bisogna fermarsi immobili per come si arriva. Però questo, come vedrete, complica molto il gioco, perché poi a un certo punto finisce lo spazio dove saltare. Ecco, ecco qui. Il ragazzo ha toccato l'altro ragazzo che era sotto lì e quindi va sotto lui. Ecco, qui
invece abbiamo la figura dello lo scivolone, cioè devono scivolare, vedete, il ragazzo non è più messo alla cavallina, ma è in piedi col collo abbassato, alzato col collo abbassato, e devono scivolare sulla schiena del ragazzo. Vedete questo? No, lasciami la casella. Ecco, vedete, vedete come anche le figure alternano anche le diverse capacità e le diverse anche abilità del ragazzo, cioè tendono a essere impostate in modo tale da sviluppare alcune capacità o meno di forza fisica, di immobilità, quindi anche capacità di autocontrollo, no? Hanno tutta una serie di ogni figura è incentrata e concentrata su un aspetto particolare delle abilità, diciamo, del futuro uomo. Ecco, qui invece su 9, la finestra, ok, 9 ti lascio la mia casella, 9 entra in gioco un oggetto esterno al corpo, che può essere una pietruzza, che può essere un foglio di carta, qualsiasi oggetto entra in gioco, cioè un oggetto esterno al corpo, quindi entra in gioco un'altra abilità diversa, quella di controllare qualcosa che non è solo il tuo corpo, no? Quindi un oggetto diverso. Quindi lasciano una pietra o un oggetto sulla schiena del ragazzo che sta sotto e poi col 10 la devono riprendere. Quindi inizia qui nel gioco singolo, in realtà un gioco di squadra, perché poi tutte le pietre stanno sulle spalle del ragazzo che sta sotto, e poi nel riprenderle non devi fare cadere tutte le altre, quindi tutte devono essere impostate in un modo tale da permettere a tutti di concludere il gioco. Ecco, vedete? Ma quello che è? Sì, ci me la riprendo. Ecco, è caduta la pietra e adesso lo va sotto. Vedete come questo 9 e 10 sono veramente due figure molto complesse e difficili, che mettono in gioco le relazioni anche di tutti, perché a un certo punto i ragazzi dicevano: ora facciamo a puzzare a Kiss, cioè nel senso ora mandiamo sotto a questo. Quindi quello che faceva, ha messo una pietra un po' più vicino al fondo schiena del ragazzo, quindi nella parte più scoscesa, e nel momento in cui quello stava saltato, questa pietra è immediatamente caduta. Quindi ci sono anche una serie di strategie di gioco e di alleanze all'interno del gioco, che sembrerebbe un gioco, diciamo, singolo, che invece sono molto forti e potenti. Ecco, questa è un'altra figura molto interessante. Questa figura è Unnici, vaio alla messa e Luparrino mi piglia per fissa. Cioè sarebbe 11, vado, mi reco alla messa e il prete mi prende in giro. E saltano, vedete, i ragazzi con un piede. Vedete, saltano e poi quando atterrano fanno tutto questo con un piede. Quindi a mo' di, diciamo, di complicazione ulteriore del gioco e anche di penitenza. Vedete, restano tutti su un piede. E poi al momento successivo, all'altro giro, saltano con un piede, la rincorsa la prendono con un piede e dicono 12 me ne ritorno, cioè se ne ritornano dalla messa, no? Quindi vanno a messa a mo' di penitenza, ecco, come in effetti, come biasimarli, insomma. Però anche in questo caso entra in gioco il discorso dell'altra, un'altra competenza fisica, cioè iniziare a saltare con un piede. Quindi vedete come questo gioco è intricato e complicato tra immagini simboliche, voce, diciamo, acclamazione, io la chiamo, grido, filastrocca e alleanze comuni. E poi invece la tredicesima figura, la penultima, non a caso la penultima, è 13 vado a Londra, che detto così sembra un nonsense, ma se analizzate all'interno di un ragionamento dove abbiamo dei ragazzi, dei bambini comunque, che difficilmente uscivano o si muovevano dal loro contesto di paese, Londra diventa un luogo, diciamo, esotico, lontano, uno sconosciuto, un al di là, cioè un qualcosa che non si conosce. Ecco,
che è intimamente infatti legata alla figura successiva, la 14, che è 14 me ne scappo. Quindi la lontananza, la differenza, la Londra è il me ne scappo. Il me ne scappo che è l'ultima figura del gioco, dove il me ne scappo sta per il fuggire, quindi non restare lì nei dintorni, perché ora vedrete alla fine quello che sta sotto, per evitare di continuare a stare sotto, deve toccare qualcuno di questi, prima che loro tocchino la carta, il pezzo di carta che indica il posto. Vedete, tra i piedi del ragazzo c'è un pezzetto di carta che indica, diciamo, il posto dove bisogna stare sotto. Toccare la carta. Se idi si fanno toccare, ti chiedo cappuzza, appuzza dopo turno successivo. E per liberare si chiama a fare. E hanno chi ha toccare la carta. 14, me ne scappo. Oh, Dino! Dino! Vedete, tutti vanno sulla carta. Tutti vanno sulla carta ricreando quella commistione di corpi iniziale che abbiamo visto nell'altro gioco. Quindi è un gioco singolo, ognuno gioca per sé. In realtà abbiamo visto che non è così, e alla fine si conclude nell'unico modo possibile, dove tutti insieme formano un unico gruppo cercando di unirsi e di toccare questo pezzetto di carta che gli permetterà di salvarsi, cioè di non andare sotto. Uno è mandellone, due è mandellone, tre è figlio del re, quattro cingolo e passa avanti. Vabbè, queste sono le filastrocche. Cinque raccoglie il grano, sei piedi in croce, sette le belle statuette, otto scivolone, nove lascio la via casella, dieci me la riprendo, undici vai alla messa, lo parrino mi piglia per fissa, dodici me ne ritorno, tredici vado a Londra, quattordici me ne scappo. Ecco, come avete visto, questi giochi, questi due giochi sono correlati, secondo me, sono incentrati proprio su questo che vi dicevo, sul discorso del corpo e dell'utilizzo del corpo. E il rapporto, tra l'altro molto interessante, tra immagine che viene creata dalla voce e immagine che poi viene creata con il gioco, quindi con il corpo, crea nel gruppo di questi ragazzi una loro, diciamo, un'unicità e anche una rete di alleanze che va al di là del semplice rispetto della regola, per come siamo abituati a conoscere, a capire che esiste ovviamente all'interno dei giochi. Quindi sono delle alleanze, e la cosa importante che io ci tengo a dire sempre, e poi concludo perché già, diciamo, siamo quasi fuori tempo massimo. La cosa importante è che il gioco non è fine a se stesso, cioè tutto quello che si realizza all'interno del gioco, tutto quello che i ragazzi realizzano e concretizzano e capiscono anche degli altri all'interno del gioco, poi se lo ritroveranno durante tutta la loro vita, durante le relazioni che loro avranno nella loro vita. E questo secondo me è importante e fondamentale, e si riscontra e si ritrova anche in altri contesti e in altre situazioni, diciamo anche rituali, sempre in questo paese, per dire. Poi si svolge in estate la festa patronale, e nella festa patronale, che è una festa importante, molto bella, il fercolo del santo viene fatto, diciamo, correre, saltare, portato in giro proprio da questi ragazzi, e le alleanze che si creano, che si sono create durante i giochi, poi li ritroviamo anche all'interno dell'ambito della struttura rituale. Quindi la cosa fondamentale è, come dicevano alcuni anche studiosi importanti, il gioco è cultura, è la cultura di quelle persone, di quei ragazzi. Ecco, e con queste parole io voglio concludere questa breve relazione, e vi ringrazio per l'attenzione e per la mattinata soprattutto. Grazie. Ringraziamo il nostro primo ospite, Rosario Perricone, direttore del Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino. Vi ricordiamo che proprio qui accanto è possibile conoscere più da vicino il mondo dei pupi grazie ai maestri pupai nello spazio dedicato ai musei etnografici.
Con questo primo intervento noi diamo a tutti il buongiorno e un benvenuti all'auditorium del Forum Internazionale della Cultura Ludica. Quelli di voi che partecipano per il primo anno al Festival Internazionale dei Giochi in Strada Tocati si staranno probabilmente domandando quali attività avvengano in questo luogo all'interno del nostro festival, che quest'anno festeggia i suoi 15 anni. Sin dalle prime edizioni del Tocati, l'auditorium è sempre stato pensato come uno spazio condiviso in cui voi, visitatori del festival, avete l'occasione di dialogare con esperti appassionati, soddisfare la vostra curiosità sul mondo del gioco e conoscere da più da vicino alcune realtà ludiche che partecipano al festival. Questo spazio è diventato negli anni il punto di riferimento per la creazione di una comunità ludica diffusa, inclusiva e aperta, grazie alla condivisione di testimonianze, racconti, filmati, materiali di gioco, che ogni anno si susseguono a quello che ci piace definire il nostro tavolo del confronto. Ringraziamo quindi fin da ora tutti i volontari che anche quest'anno con il loro lavoro hanno reso possibile il Festival Tocati, nonostante le avverse condizioni atmosferiche, potrei aggiungere, e tutti gli ospiti che interverranno nella giornata di oggi e di domani, illustrandoci le varie sfaccettature della dimensione del gioco italiano e europeo. Questa mattina avremo ancora il piacere di conoscere la realtà del Museo Etnografico Casa Grotta di Matera, con la direttrice del museo Raffaella Necchino e la sua collaboratrice Antonella Dauria, e di discutere di interculturalità di giochi e giocattoli tradizionali con la dottoressa Francesca Berti e con l'artista Roberto Papetti.